La lettera scarlatta di Nathaniel Hawthorne. La lettera scarlatta è un romanzo scritto da Nathaniel Hawthorne e pubblicato per la prima volta nel 1850, ambientato nella colonia puritana di Boston, nel Massachusetts, durante il XVII secolo, quindi ambientato circa 200 anni prima della stesura. Il romanzo tratta temi complessi come il peccato, la colpa, la redenzione e l'ipocrisia religiosa. Cerchiamo di contestualizzare. Innanzitutto spieghiamo chi è l'autore, quindi questo scrittore, Nathaniel Hawthorne, è nato nel 1804 a Salem ed è morto nel 1864 a Plymouth. Direi che si tratta anche di due posti, due luoghi significativi. Infatti, Salem, lo sapete, ha a che fare con le streghe, la caccia alle streghe, eccetera. Tant'è vero che nella famiglia di Nathaniel Hawthorne la stregoneria, insomma, era abbastanza conosciuta. Ed è morto a Plymouth. Se osserviamo, per esempio, questa cartina, ecco, questa cartina ci ricorda che Plymouth è esattamente il posto dove la Mayflower, la nave, sbarcò nel 1620. Ambientazione per il libro di memorie di Bradford, ma insomma ci fa capire tutto ciò molto molto bene che Hawthorne è vissuto nel Massachusetts, è morto a Plymouth dove sono sbarcati i puritani, i coloni per colonizzare gli Stati Uniti l'America, volevo dire, no? È da lì che poi sono nati, insomma, un po' gli Stati Uniti d'America, mentre lì vicino c'è la baia di Boston, dove appunto è ambientata la lettera scarlatta. Ci interessa dire qualcosa adesso sulla famiglia, anzitutto direi di Nathaniel Hawthorne, per esempio su sua moglie Sophia Peabody, nome da nubile, poi si prendeva, lo sapete, il nome, il cognome del marito, quindi fu chiamata anche Sophia Hawthorne. Era nata qualche anno dopo di lui e morì qualche anno dopo di lui. Fu una solitaria pittrice e illustratrice, pubblicò diari e articoli. Ebbero insieme tre figli, una Julian e Rose. Ecco, una cosa importantissima riguardo la formazione di Nathaniel Hawthorne è il fatto che lui aderì al trascendentalismo. Attenzione, non facciamoci trarre in inganno da questo termine che potrebbe farci pensare, non so, a dottrine teologiche. Sì. Certo, ha a che fare con la religione, per carità, il trascendentalismo, ma è un movimento religioso estremamente alternativo, progressivo, come vedete anche in questa immagine presa da YouTube, persino anarchico. Ebbe inizio nel XIX secolo un certo Emerson, per esempio, che era un ex pastore della Chiesa Unitariana, una delle varie chiese protestanti. Poi divenne un po' l'apostolo, diciamo così, di questa teoria del trascendentalismo. Ne parleremo anche quando faremo la diretta su Walt Whitman, dedito alla convinzione che la divinità si manifesta ovunque, in particolare nel mondo naturale. Sosteneva anche un rapporto personalizzato e diretto col divino, al posto di una religione formalizzata e strutturata. Quindi fortemente critico con tutte le religioni, con tutte le chiese, protestanti e non. Ecco. Questo è un po' da ricordare perché effettivamente è un humus su cui anche sono germogliate probabilmente alcune delle idee della lettera scarlatta, fortemente critica appunto con la chiesa puritana, con la comunità puritana di Boston, che viene presentata, come vedremo, in un modo piuttosto gretto e critico appunto. C'è da dire che fra Emerson e Hawthorne, in generale, fra questi trascendentalisti, non correva sempre buon sangue, c'era spesso rivalità o contrasti. Interessante per introdurci a questo romanzo, appunto, entriamo subito nel cuore dell'argomento, dicevamo, è proprio la critica alla Chiesa puritana. Persino qualche anno dopo, diciamo il 1640, che è più o meno l'anno in cui è ambientato questo romanzo, persino mezzo secolo dopo, c'era ancora una società teocratica a Boston. E il crimine contro la Chiesa o contro Dio
era l'equivalente di un crimine contro un'altra persona o contro lo Stato, quindi era gravissimo. Ad esempio, era illegale mancare in chiesa nei giorni di sabato, evidentemente, quindi loro avevano le loro funzioni religiose il sabato invece della domenica, ricordiamo che erano puritani. Era anche illegale dormire durante i sermoni, che potevano durare 3 o più ore, durante ciascuna sessione, la mattina e il pomeriggio di sabato, e pensate che quelli che dormivano venivano bacchettati, pubblicamente puniti. Praticamente qualsiasi reato poteva poi portare alla pubblica condanna della gogna, cioè si veniva esposti, no? In pubblico, davanti alla gente, in piazza, e messi in una gogna, quindi con la testa e le mani bloccate in quell'affare di legno che in genere si usava per tirare i buoi. I puritani importarono questa punizione nel New England dall'Inghilterra, quindi importarono questa punizione appunto nell'America, nelle colonie americane, New England, Massachusetts, eccetera, dove giunsero. Lo scopo era quello della pubblica umiliazione, cioè si faceva tutto questo proprio per umiliare la persona che si era macchiata agli occhi della comunità di un reato grave, certamente per quello che era il modo di giudicare della comunità. Le gogne venivano costruite su un'impalcatura nel centro del villaggio, dove i cittadini potevano deridere l'autore del reato e lanciare verdure, marce o pietre. A parte l'immobilizzazione delle mani dell'autore del reato, pensate che le sue orecchie venivano spesso inchiodate alla tavola dietro la testa. Prendiamo proprio l'esempio di una persona, ahimè, che purtroppo subì una di queste condanne, un certo William Prine, quindi con un cognome che è esattamente il cognome della protagonista del nostro romanzo. Attenzione però, non c'è nessuna parentela ovviamente storica col personaggio centrale della Lettera Scarlatta, però è chiaro che questo fatto storico potrebbe aver ispirato, insieme anche ovviamente ad altri, potrebbe aver ispirato Nathaniel Hawthorne per questo romanzo. Dopo aver scontato un periodo in prigione e poi alla gogna, a un criminale condannato veniva spesso richiesto di indossare qualche segno esteriore del suo reato. Nel 1637, quindi negli anni più o meno in cui è ambientato il romanzo della Lettera Scarlatta, come punizione per aver scritto un saggio che criticava l'arcivescovo, William Prine, dopo essere stato messo ai ceppi, si fece marchiare, oppure gli marchiarono meglio, a fuoco le lettere SL, che erano le iniziali di diffamatore sedizioso per gli americani, sulle sue guance, quindi c'erano queste lettere. C'è un po' questa punizione, di queste lettere che dovevano essere un marchio che doveva rimanere inciso, insomma, addirittura certe volte sulla pelle, come in questo caso, no? Nel caso di questo William Prine. A proposito del nostro romanzo, invece, c'è una lettera scarlatta. Lei, la protagonista del nostro romanzo, non sarà marchiata, con questa lettera, però dovrà indossare, sarà costretta a indossare sui suoi vestiti questa lettera scarlatta, quindi di un rosso vivo, un rosso acceso, la lettera A, come punizione per il suo crimine di adulterio. A, come dire, sono un'adultera, e non si poteva assolutamente togliere questa lettera. Il romanzo, insomma, esplora la tensione fra la legge umana e la giustizia divina, e segue la storia di questa Esther Prine mentre cerca di riscattare se stessa e trovare un modo per vivere in armonia con la società che la emargina. Nel corso del romanzo vengono affrontate numerose questioni etiche e morali. Viene per esempio esplorato il concetto di peccato originale, di redenzione. Il romanzo ha avuto un impatto duraturo sulla letteratura, non solo quella americana. Viene ancora studiato nelle scuole, considerato un classico della letteratura americana. La figura di questa lettera scarlatta, di questa A, è diventata un simbolo ampiamente riconosciuto per indicare una colpa pubblica o un segno di vergogna, ma già nel romanzo risulta evidente che la vergogna, che questa lettera, insomma, è un segno di colpa più per lei, che era costretta a portarla, per quelli che gliel'hanno fatta indossare. La comunità puritana è molto rigida, e quando uno dei suoi membri
commette una trasgressione infrangendo un tabù, viene messo alla gogna, proprio come abbiamo visto letteralmente prima. La vergogna funziona sia nella sfera pubblica che in quella privata della vita. La vita di questa persona, accusata, incolpata, cambia da quel momento. Che cosa è successo a Esther? Beh, è molto semplice. Esther si è innamorata di un uomo. Esther era già sposata. Il marito, per alcune questioni commerciali, era stato costretto ad andare in Europa. Ormai era da anni in Europa. Mentre il marito è via, Esther aspetta un bambino. Questo è ciò che la rende un'adultera, rea confessa, possiamo dire, agli occhi della gente. Da giovane Esther aveva sposato un anziano studioso, Chillingworth, non era questo però il suo vero nome, che la mandò a vivere in America, ma non lo seguì mai. Mentre lei lo aspettava, ebbe una relazione appunto con un ministro puritano, quindi con un sacerdote, con un pastore, di nome Dimmesdale. Dopodiché diede alla luce Pearl, una bambina. Esther è appassionata, ma anche forte. Sopporta anni di vergogna e di disprezzo. L'amore. Ecco, indubbiamente una delle tematiche fondamentali di questo romanzo è proprio questa. Dopo una specie di introduzione in cui si presenta un narratore che lavora in una specie di dogana, come geometra nella dogana di Salem, quindi proprio la città natale tra l'altro di Nathaniel Hawthorne, e scrive questa storia 200 anni dopo gli eventi del romanzo. Gli è capitata in mano proprio quella veste con la lettera scarlatta A e aveva scoperto anche un vecchio manoscritto nella soffitta dell'edificio della dogana che raccontava la storia di Esther Prynne. Quando poi perse il lavoro di doganiere, decise di scrivere una trattazione romanzata di questa storia. Il narratore è un uomo piuttosto nervoso, le cui origini puritane lo fanno sentire in colpa per la sua carriera di scrittore. Scrive perché è interessato comunque alla storia americana, e perché crede che l'America abbia bisogno di comprendere meglio il suo patrimonio religioso e morale. Qual è il rapporto del narratore con Nathaniel Hawthorne? Diciamo che è un alter ego di Nathaniel Hawthorne, però con dei distinguo, tant'è vero che non si dice mai il nome di questo narratore, è un po' come nei Promessi Sposi, insomma, è una specie di proiezione, ci sono anche delle analogie se vogliamo, no? Quindi per esempio il manoscritto, no? Ritrovato, la distanza storica anche proprio, no? Fra la stesura del romanzo e l'arco di tempo dei fatti narrati è più o meno la stessa, non sono avvenuti 200 anni prima. Ci sono però anche delle differenze, indubbiamente. Il narratore è onnisciente, esattamente come nei Promessi Sposi. Ha un giudizio sul passato non così lineare, non così chiaro, non così scontato. Per esempio, nel corso del romanzo leggiamo, appunto, ci sono degli inserti del narratore. Ci sono degli appelli, ci sono degli interventi, dei giudizi. Anche questo, indubbiamente, è un po' in analogia con il romanzo dei Promessi Sposi. La grande differenza però è questa, che nel romanzo dei Promessi Sposi certamente c'è una forte, fortissima critica nei confronti della religione. Pensate, per esempio, a Don Abbondio, al Padre Guardiano, insomma, ai frati, o comunque in generale ai religiosi che si sottomettevano al potere. Però ci sono anche dei personaggi religiosi positivi. Per esempio, che cosa scrive il narratore? Leggiamo proprio da un pezzettino, due pezzettini da questo romanzo, due brani. Quali condizioni sono più propizie al lavoro di uno scrittore? Del silenzio della sua stanza, illuminata dalla luna che dà ad ogni creatura della fantasia un così vivo rilievo. E poi ancora il narratore, riflettendo, non mi curavo più di vedere il mio nome risplendere sul frontespizio dei libri. Sorridevo al pensiero della notorietà tutta diversa che esso veniva assumendo. Io vedevo infatti impresso con profusione invidiabile in un bel timbro a inchiostro nero
sopra i sacchi di pepe, sopra i cesti di frutta, sulle scatole dei sigari e sulle balle di mercanzie diverse, a testimonianza che su tutte queste cose erano stati corrisposti regolarmente i diritti doganali. Affidato a questi singolari veicoli di fama, il mio nome camminava e andava là dove certamente non era mai stato prima di allora. Ecco, una certa ironia, diciamo così, sulla questione della fama, perché fino ad allora il suo nome, che comunque non ci rivela il narratore, si trovava solamente nella merce che doveva essere, insomma, sdoganata. Non dimentichiamoci comunque di questo aspetto, perché è piuttosto presente nel romanzo questa metanarrazione, quindi questa riflessione sulla scrittura. Dicevamo l'amore. Nel secondo capitolo, dopo questo capitolo introduttivo sul narratore, sul ritrovamento del manoscritto, eccetera, il secondo capitolo subito ci pone in medias res. Di fatto l'adulterio è già concluso, è consumato. Chiaro che invece, per esempio, nelle versioni cinematografiche, come quella di Roland Joffé, famoso regista di Mission, Urla dal silenzio, che poi nel 95 girò appunto anche La lettera scarlatta, e qui vedete proprio il reverendo Dimmesdale interpretato da Gary Oldman, e invece la nostra Esther Prime, la nostra protagonista, insomma, interpretata da Demi Moore. Ecco, indubbiamente nella prima parte del film invece ci presenta questa storia d'amore in una maniera molto molto sentimentale. L'amore è splendido, l'amore è bellissimo quando lo si realizza così, ed effettivamente continuerà Esther ad essere innamorata di questo reverendo, e lui, Dimmesdale, Arthur, continuerà ad essere innamorato di lei. Ma l'amore è una colpa, forse per la comunità sì, soprattutto in questa frangente, dal momento che lei era già sposata. L'amore, scrive Hawthorne nel romanzo, sia quando nasce, sia quando risorge da un letargo che era sembrato mortale, sprigiona tanta luce che tutto il mondo intorno se ne accende. Quindi Hawthorne esalta questo amore bello, spontaneo, che c'è fra queste due persone. E che rapporto c'è fra l'odio e l'amore? Proviamo a leggere un brano del romanzo. Bisogna riconoscere un merito alla natura umana. Quando non è in gioco l'interesse personale, è molto più pronta ad amare che ad odiare. E ancora, se non sia turbata da moventi egoistici, la natura umana è di per sé stessa più portata all'amore che all'odio. E anche gli uomini che odiarono un tempo, se vengono a mancare o non si riaccendano più i motivi dell'odio, diventano proclivi all'amore. Quindi sono disposti ad amare. Ma gli avvenimenti purtroppo cambiano il destino di un uomo e di una donna, ferendola con il dolore e con la sofferenza. Una strana fatalità, scrive Hawthorne, sembra costringere ogni essere umano ad aggirarsi, simile a un fantasma, nei luoghi dove qualche grave avvenimento ha lasciato un profondo solco nella vita di lui. E codesta fatalità è tanto più inesorabile, quanto più quel solco sia di tristezza e di dolore. E ancora, chi soffre, al momento della sofferenza, ignora sempre quale ne sia l'intensità e solo può valutarla dopo, dalla scia di dolore che ne resta. E sì, per la comunità questo amore è una colpa, e questa cosa getta lui e lei nello sconforto. Tra l'altro la reazione è leggermente diversa, perché lui si pente proprio di questa storia d'amore, cerca di allontanarsi, va via, scappa, fugge, cerca di dimenticare, di pentirsi, pente insomma di questa storia d'amore. Come vedremo invece, Esther avrà una reazione diversa. E la figlia Pearl, non solamente così quando è bambina, ma anche in seguito, nel corso del romanzo, rappresenterà sempre la colpa, sarà l'incarnazione della colpa, dell'adulterio, e quindi sarà un personaggio un po' secondario, se vogliamo, all'interno del romanzo, anche piuttosto inquietante e non molto positivo. Solamente forse verso la fine del romanzo si riscatterà un pochino il personaggio della figlia avuta da questo adulterio. E la gente del paese come reagisce? Qui per esempio potete attore, quindi da Edward Hardwick,
Il governatore è un ricco anziano gentiluomo che trascorre gran parte del suo tempo consultandosi con gli altri padri della città, maggiorenti e responsabili della comunità. Nonostante il suo ruolo di governatore di una nascente città americana importante, assomiglia molto a un tradizionale aristocratico inglese. Ricordiamo che sono passati circa non più di 20 anni, insomma, da quando i puritani, che sono inglesi ovviamente, sono sbarcati, appunto dicevamo, a Plymouth. Bellingham tende a rispettare rigorosamente le regole, ma si lascia influenzare dall'eloquenza del giovane reverendo Dimmesdale. Vediamo, appunto, leggiamo alcuni brani, no, tratti dal romanzo, che ci mostrano la reazione della comunità, che poi, come abbiamo spiegato, deciderà di incolpare e di condannare Esther Prynne, appunto, a indossare questa veste con la lettera scarlatta. È molto crudele la comunità. Infatti Hawthorne scrive, nel senso, nel romanzo, chiaro, la voce narrante è quella di quel narratore anonimo, però ricordatelo, eh? Caratteristica della maggior parte degli uomini è di diventar feroci soltanto perché è in loro potere fare del male. Il fatto quindi che tutti nella comunità percepissero questa colpa, questo adulterio, come qualcosa di imperdonabile, faceva sì che tutti si concentrassero contro la povera Esther. Ancora, scrive Hawthorne, quando una massa ignorante si mette a voler vedere coi propri occhi, è fin troppo facile che veda lucciole per lanterne. Ecco, qui possiamo trovare un'altra analogia con Alessandro Manzoni. Pensate per esempio alla critica che fa Alessandro Manzoni riguardo alle dicerie, ai pregiudizi, all'ignoranza, alla cattiva giustizia. Pensate alla storia della colonna infame riguardo gli untori. Però quando formula i suoi giudizi, questa massa ignorante, come di solito fa, con l'intuito del suo grande e generoso cuore, le conclusioni a cui arriva sono spesso tanto profonde e tanto giuste da possedere gli stessi caratteri delle verità rivelate per via soprannaturale. Attenzione, questo però è quello che scrive il narratore. Tenete presente che il narratore si trova sempre un po' in bilico, quindi ancora risente, come il nostro Dimmesdale, per esempio il reverendo che si è innamorato di Esther, risentono della mentalità puritana e certe volte quindi continuano ad avere questo senso di colpa. Parliamo adesso della sorella del governatore. La sorella del governatore sarebbe Mrs. Hibbons, Harriet Hibbons, qui come vedete interpretata dall'attrice Joan Plowright. Ebbene, il governatore, che è così inflessibile con gli altri, vedremo appunto con Esther per esempio, rimane invece cieco di fronte ai comportamenti scorretti che si verificano nella sua stessa casa. Infatti, Harriet Hibbons, sua sorella, pratica la stregoneria. È una vedova che vive col fratello, il governatore Bellingham, in una lussuosa villa e nota da tutti per essere una strega che si avventura nella foresta di notte per cavalcare con l'uomo nero. Le sue apparizioni in occasioni pubbliche ricordano al lettore l'ipocrisia e il male nascosto nella società puritana. Ricordate che comunque in questo romanzo ci sono anche aspetti di grottesco, aspetti di fantasia, e per esempio appunto quelli legati alle credenze, come quella della stregoneria, incarnata per esempio da questo personaggio. Un altro personaggio piuttosto importante, anche questo è uno di quelli che incarna proprio i pregiudizi, l'ipocrisia della comunità puritana, è il reverendo John Wilson. In realtà nel film assume un altro nome, no? E qui vedete sia il nome dell'attore sia il nome del reverendo John Wilson nel film. È il sacerdote più anziano rispetto a Dimmesdale, uno studioso, un nonno, uno stereotipo del padre puritano, una versione letteraria dei ritratti rigidi e crudi dei patriarchi americani. Come il governatore Bellingham, Wilson segue rigorosamente le regole della comunità, ma può lasciarsi influenzare anche lui dall'eloquenza di Dimmesdale. A differenza di Dimmesdale, il suo collega più giovane, Wilson predica il fuoco dell'inferno e la dannazione e sostiene la necessità
della dura repressione, della dura punizione dei peccatori. Leggiamo adesso ancora un altro brano dal romanzo. Non c'è uomo che a forza di portare una maschera non finisca per assimilare a questa anche il suo vero volto. Ecco, l'ipocrisia della società e della comunità chiusa e retriva di questi puritani di Boston viene comunque denigrata in maniera piuttosto netta, come una specie di maschera, perché di fronte alla comunità, all'apparenza, no, si assume un ruolo che poi diventa il proprio vero volto perché non si è più in grado di essere sinceri. Ancora, sempre nel romanzo, nessuno può, per un periodo che non sia brevissimo, indossare una faccia da mostrare a se stesso e un'altra da mostrare a tutti gli altri, senza alla fine trovarsi nella condizione di non capire più quale possa essere quella vera. È un po' la dimostrazione, dicevamo, della falsità. Ancora, proprio per dimostrare la mancanza di personalità di questa gente, la sua vacuità, scrive appunto Hawthorne nel romanzo. Per l'uomo falso tutto l'universo non è vero, e quando cerchi di afferrarlo stringe un pugno di mosche, è impalpabile, e lui stesso, fino a quando si mostrerà sotto una luce falsa, sarà un'ombra, una cosa che non esiste più. Ebbene, di fronte a questo attacco che subisce, come reagisce Esther? Ecco, la cosa bella del romanzo è che Esther non si lascia influenzare, così come invece, vi ricordate, era avvenuto a Dimmesdale, quindi l'uomo che lei amava. Ma questa tragedia, questa colpa, le darà la possibilità di una presa di coscienza. E infatti, a un certo punto, lei capisce quali sono i limiti, i vizi della comunità che l'ha così condannata ed emarginata. Siate sinceri, siate sempre sinceri e mostrate francamente al mondo, se non il vostro lato peggiore, almeno qualche aspetto da cui possa essere noto il peggiore male che è in voi. Ecco la cosa, l'unica cosa che può contrastare questo modo di essere, questa comunità così falsa, la sincerità. Certamente lei è molto provata da questa solitudine, da questa emarginazione, dicevamo, cui è stata costretta. E ancora scrive Hawthorne a questo proposito. Spesso questo è il destino, e questi sono i tragici sviluppi della femminilità fisica e mentale, quando una donna incontra e attraversa un'esperienza di particolare crudeltà. Se la donna è tutta tenerezza, muore. Ecco, per fortuna Esther non è così molle, così tenera, e quindi riesce a reagire. Se sopravvive, la tenerezza o le viene scostata di dosso, quindi ce l'aveva, ma le condizioni, le situazioni della vita l'hanno costretta a superare questa debolezza, oppure, e l'effetto all'esterno è lo stesso, le si incrosta così profondamente dentro il cuore che non si lascerà mai più vedere. Può darsi quindi che Esther continui ad avere un fondo del suo cuore che è puro, che è tenero, però di fronte agli altri ormai non appare, che è tenero, però di fronte agli altri ormai non appare più questa dolcezza, questa tenerezza. Troppo la vita l'ha messa in difficoltà. Non tutto il male però viene per nuocere. Infatti scrive Hawthorne, triste momento quello in cui si cade, ma anche questa sciagura porta con sé, come ogni altro dolore umano, il suo conforto, se si sappia trarre il miglior partito dal malanno. Quindi questa disgrazia, questa sofferenza l'ha resa più forte. È importante comunque questo fatto. È senz'altro da notare che siamo alla metà dell'Ottocento e lei, comunque, questo personaggio femminile, è un personaggio in evoluzione. Quindi c'è una sorta di percorso, se vogliamo, di formazione della donna, di maturazione della donna e di valorizzazione della donna. Tant'è vero che qualcuno ha anche parlato di questo romanzo come un romanzo, tra virgolette, proto-femminista, o comunque di sicuro un romanzo che riflette sulla, senso, ad affrontare la realtà anche da sola. Lei è comunque in pace con se stessa, non ha nulla da rimproverarsi. Di fatto.
e quindi non può essere scalfita da nulla. Infatti scrive Hawthorne: da tutto questo movimento la sua intima sensibilità non appariva minimamente intaccata. Insomma, si è avviato un percorso di consapevolezza, di redenzione personale e interiore che aiuta a superare questo passato così spietato. Tanto che a un certo punto scrive: non bisogna volgersi indietro, il passato è morto, perché dovremmo fermarci a guardarlo ancora? Però questo passato può ritornare, magari oltre al passato così inquietante, quindi quello della condanna, anche il passato dell'amore, anche il passato sano e puro può ritornare, perché lei sana e pura è rimasta, abbiamo detto, nel suo intimo. Ridiventava giovane e bella, donna soprattutto, quale era stata in un passato che si crede irrevocabile, come per miracolo. È arrivato il momento adesso di dire un po' come prosegue il romanzo. Io so, sapete che faccio delle dirette, insomma, di carattere didattico, quindi non faccio delle dirette per promuovere la vendita di un romanzo. Questo è il motivo per cui da adesso in poi, sappiatelo, andrò a parlare della parte finale del romanzo. Ve lo dico in anticipo, perché se invece non desiderate questi spoiler, tra virgolette, spoiler però dichiarati esplicitamente dal sottoscritto, allora vi conviene, insomma, un po' lasciarci. Ok? Parliamo adesso del marito di Esther, quindi Roger Prine, che però poi assume nel corso del romanzo un altro nome. Roger sempre, ma Chillingworth. Insomma, lui ritorna a Boston, ma sotto mentite spoglie. Va dalla moglie, è indignato comunque di tutto quello che è successo, e dice alla moglie: guarda che io adesso ritorno in paese, ma non con te, ecco, io vivrò lontano da te e farò altro. Lui, tra l'altro, abbiamo detto, era anche un studioso, è comunque uno che sapeva parecchie cose, no? E quindi si spaccia per un dottore e assume un altro cognome, dicevamo, Chillingworth. È più vecchio di lei, no? Lei lo sapeva sin da quel momento in cui si sono sposati. Praticamente lui in realtà sarebbe dovuto ritornare parecchio prima, però poi era stato catturato dai nativi americani, dai Pelle Rossa, chiamiamoli così, e quindi arriva a Boston piuttosto tardi. Trova Esther e la sua figlia illegittima esposti sul patibolo, proprio arriva appena in tempo per vedere questa scena così vergognosa. È assetato di vendetta, decide quindi di restare a Boston nonostante il tradimento e la disgrazia della moglie, e così usa le sue conoscenze per travestirsi da medico, per spacciarsi come medico, intento però, ecco, di giorno a fare il medico, ma di sera a scoprire chi è stato l'adultero, l'amante della moglie. Alla fine lo scopre che era stato il reverendo Dimmesdale, e inizia a tormentarlo. Si presenta all'inizio come suo dottore. Effettivamente Dimmesdale, che è un personaggio un po' particolare, nel senso piuttosto debole, ha bisogno di cure, quindi ha bisogno di un dottore. E quindi lui, Chillingworth, che poi sarebbe in realtà Roger Prine, quindi il marito di Esther, offre i suoi servigi di dottore proprio all'adultero, proprio all'amante della moglie. Sicuramente la risoluta ricerca della punizione di questo amante lo rivela come il personaggio più malevolo del romanzo. Qui vedete proprio Robert Duvall, che nel film del 1985 interpreta il marito di Esther. È egocentrico, è mostruoso, brutto, sia fisicamente che psicologicamente. Questo effettivamente avviene nel romanzo. Cioè, i due personaggi belli sono Esther e Arthur Dimmesdale, giovani, belli. La loro bellezza esteriore corrisponde anche ad una purezza sostanziale interiore. E invece, appunto, il marito di lei è più vecchio, è più brutto, e questa bruttezza esteriore corrisponde anche a una bruttezza morale, a una bruttezza interiore. Dimmesdale era stato talmente male dopo tutto quello che era successo
che aveva sviluppato un problema cardiaco, si era tormentato non solo psicologicamente ma anche fisicamente, tanto che il suo fisico ne risentì. Era un uomo intelligente, emotivo. I suoi sermoni erano capolavori di eloquenza e persuasività, tanto che, come abbiamo spiegato, riusciva a trascinare tutti nel paese, persino il governatore Bellingham e l'altro reverendo più anziano, John Wilson. Ma i suoi impegni verso la comunità sono in conflitto con i suoi sentimenti di peccato. Lui ha bisogno di confessarsi. E così, dopo aver predicato un ultimo sermone, Dimmesdale rivela la sua identità. È lui il padre di Pearl. Espone un segno sul petto, una A, la A di adultero, nascosta, diciamo, nel caso suo, invece che, esterna, come era la veste di Esther. Tu mi sei sfuggito. A questo punto dice il suo dottore, Chillingworth, che in realtà è il marito di Esther. Dice queste cose proprio mentre Dimmesdale muore. Dimmesdale muore dicendo queste parole: che Dio ti perdoni, anche tu hai peccato profondamente. Questa affermazione suggerisce che la spietata ricerca di vendetta di Chillingworth e per estensione la sete della città di punire Esther sono peccati uguali se non maggiori all'adulterio di Esther e di Dimmesdale. Dimmesdale muore, ma a questo punto non si dice esplicitamente se muore perché si è ucciso lui oppure se l'ha ucciso il marito di Esther. Rimane quindi un po' in dubbio questo aspetto. A questo punto Esther lascia la comunità, ma ritorna per ragioni sconosciute a Boston, cosa che invece non farà Pearl, sua figlia, e scegliere di vivere la sua vita in tranquillo isolamento, indossando questa volta la sua A scarlatta per scelta e agendo come tramite per altre donne che avevano violato le norme sociali, cercando di accompagnarle, forse affinché anche loro raggiungano quella consapevolezza che lei ha raggiunto così a fatica dopo tutta questa sofferenza.